Immaginate di essere il mezzo con il quale Allah subhanahu wa ta'ala decida di guidare una persona alla verità. Immaginate che tramite le vostre parole, con il suo permesso, la gente esca dalle tenebre della miscredenza e riceva la luce della fede. Di cosa sto parlando? Sto parlando della da'wah, fratelli e sorelle, l'invito all'Islam. Uno dei problemi più grandi al giorno d'oggi è l'abbandono di essa. Molti musulmani sostengono addirittura che essa sia facoltativa, che non sia necessaria. Ma wallahi che Allah ci ha creato per due motivi. Il primo è adorarlo, ed il secondo è divulgare il suo messaggio. Invitare al bene. Sì, la da'wah non è una scelta, è un obbligo, è una responsabilità per ogni musulmano. E wallahi che al giorno del giudizio Allah chiederà conto a chi non ha adempiuto adesso. Come disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, divulga il mio messaggio, anche fosse un solo versetto. Shaitan non vuole ciò, ed inganna i credenti, sul fatto che non sono all'altezza, che non hanno la conoscenza adeguata. Ma alhamdulillah, oggi viviamo in tempi tecnologicamente avanzati, dove tutto è a portata di mano, letteralmente. Il Corano l'abbiamo tutti, ed esistono molti siti online, da cui trarre hadith, per poi tradurli in italiano. Quindi veramente, non abbiamo nessuna scusa per non fare da'wah. Ed anzi, soprattutto in questi tempi, dove la parola Islam è sulla bocca di tutti, bisogna approfittarne per dimostrare realmente cos'è l'Islam e non ciò che vogliono far credere. Wallahi che essere musulmani è un dono inestimabile, fratelli e sorelle. Allah ci ha scelto tra miliardi di persone, e lo dico da ex miscredente, perché quando sei abituato a vivere nelle tenebre della miscredenza, come ho fatto per anni, e poi ricevi la luce della salvezza, provandone la sua dolcezza, non puoi che desiderarlo per tutta l'umanità. Quindi invito tutti voi ad iniziare fin da subito con l'invito all'Islam. Perché come disse Rasul sallallahu alaihi wasallam, se una persona viene guidata alla verità grazie a te, tramite Allah, è meglio di tutto ciò che c'è in questa terra. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.